Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovissimo video. Oggi, da come avete letto dal titolo, parleremo di chirurgia, o meno la mia esperienza, perché nei commenti, nei messaggi privati mi avete chiesto: Gloria, ma hai fatto qualcosa al viso per averlo così diverso da quando, insomma, ti seguiamo, il tuo viso e il tuo volto è cambiato tantissimo? Ebbene sì, devo essere onesta, ho fatto tre cose che mi hanno cambiato il viso, di cui una molto molto importante che mi ha completamente stravolto. L'una è in calore, che mi ha completamente stravolto i connotati. Prima di iniziare però a raccontarmi, vi ricordo che se non siete ancora iscritti al canale e volete entrare a far parte della Fair Family, questo è un hashtag, qua sotto c'è il bottone iscriviti, potete, già che ci siete, attivare anche le campanelle, così almeno vi arriva la notifica di quando carico nuovi video. Detto questo, iniziamo subito dalla prima cosa che ho fatto. Partiamo proprio in ordine cronologico. La prima cosa che ho fatto, che penso che comunque mi abbia stravolto parecchio il viso, è stato mettere l'apparecchio ai denti. E voi direte: Gloria, ma questa non è un'operazione chirurgica. Lo so, è stata gran parte del cambiamento. Chi mi segue da tanto sa come ero prima, come erano i miei denti prima, come era il mio mento, la mia mandibola prima. È cambiata tantissimo, ero completamente diversa. Il sorriso è sempre stato per me un grandissimo problema. Cresciamo con dei canoni di bellezza assurdi, soprattutto oggi. Già quando ero piccola io avevo le mie seghe mentali, sono sempre stata bullizzata e presa in giro per il mio sorriso, ma non mi è mai importato molto, perché in realtà l'apparecchio l'ho messo neanche 3 anni fa. Diverse persone durante la mia vita mi hanno detto più o meno tutti la stessa cosa: che bel sorriso. Non tanto quanto il sorriso, i denti, ma proprio quello che emana il tuo sorriso quando lo fai. E questa cosa mi ha sempre tirato su di morale, nonostante io mi vedessi comunque brutta. Questo mi ha cambiato totalmente la faccia. Io ricordo che non avevo questa parte qui, ce l'avevo molto più in avanti, avevo questa parte più in dentro e questa parte molto più in avanti, avevo proprio il muso molto più pronunciato, e questa cosa l'ho notata adesso. È assurdo come, riguardando i vecchi video, mi sono resa conto oggi di quanto il mio sorriso, di quanto il mio viso sia cambiato. Io non avevo questa mandibola, sono rimasta parecchio sconcertata da questa cosa, perché vedendoti tutti i giorni allo specchio non riesci a vedere i propri cambiamenti. È come quando vedi una persona dopo un po' di tempo e dici: oh mio Dio, quanto sei cambiata. È normale, l'occhio, se si vede, se ti vedi tutti i giorni, non lo noti. La seconda cosa che ho fatto è stata anche questa 2 o 3 anni fa, è stato il primo trattamento chirurgico, ossia la fiala di acido ialuronico sul mento. Sono a favore dei cambiamenti climatici, sono a favore dei cambiamenti della chirurgia, insomma, purché fatta bene, purché fatta con cognizione di causa. Ovviamente ognuno è libero di fare quello che vuole nella propria vita, sul proprio corpo. Sono la prima a dire: vivi e lascia vivere. Per quanto mi riguarda, non voglio diventare una di quelle persone assuefatte dalla chirurgia, quindi è una cosa che ho provato e penso che probabilmente un giorno, se ce ne sarà l'opportunità, potrei rifare, perché la mia masticazione, la mia mandibola è cambiata tanto. Questa parte qui non l'ho mai avuta, neanche prima di mettere l'apparecchio. Il mento, cioè proprio il profilo con la pallina di mento. E ho provato qui nella città dove abito, da Santa Chiara, a farmi fare una fiala, e devo dire che la fiala, una fiala di acido ialuronico, era troppo poca. Avevo anche paura a farla, perché ho detto: mio Dio, adesso, se poi magari non mi piaccio, oddio, se poi diventa troppo grosso il mento. E quindi ho fatto le cose un poco per volta, cioè l'unica volta in cui l'ho fatta veramente piano. Devo dire che i risultati io li ho visti. La gente mi diceva: beh, non è tanto diverso da prima il tuo mento. Io lo notavo tantissimo e avevo acquistato un po' di autostima anche qua. Gira tutto intorno all'autostima. Queste cose che ti cambiano un po' il viso o qualsiasi altra parte del corpo, li fai per alzare un po' l'autostima, ecco. Nonostante mi lamenti parecchio delle cose, tipo: oh, che male, mi sono tagliato, oppure: oh, c'è mal di pancia, il ciclo, oddio, ho tolto le tonsille, no raga, c'è il dolore più brutto della mia vita, non vorrei mai più riprovarlo. Sono una che si piange molto addosso, una piagnucolona, una rompipalle, tutto quello che volete, però devo dire che dentro di me io lo so quanto sopporto il dolore, e anche se mi lamento perché mi piace lamentarmi, il dolore lo sopporto molto bene. E questa fiala di acido ialuronico che è entrata nel mio corpo, devo dire che non ha fatto male, non si sente, cioè si sente quel qualcosa di freddino che entra dentro nella pelle, con l'ago ovviamente. E però il dopo non è stato niente di che, cioè non sentivo niente, non è che vai a sentire qualcosa di un corpo estraneo, ecco, anche perché comunque si parla di una sostanza che non è plastica che vai a sentire, ecco, non è una protesi. 4-6 mesi dovrebbe durare, va a dissolversi, quindi ovviamente più lo fate l'acido ialuronico, più si stratifica, come chi ad esempio si rifà le labbra e continua a farsele, si crea praticamente un letto di acido ialuronico che rimane lì col tempo, e quindi anche se non lo si fa per un po' di tempo non si assorbe più completamente. Stessa cosa per il mento: se io avessi continuato a farlo,
probabilmente non avrei più bisogno, non avrei avuto più bisogno di continuare. Il costo è molto differente, dipende da dove andate, da chi lo fate. Mi raccomando, anche qua cercate di chiedere il più possibile a persone che hanno provato quei chirurghi e affidatevi a esperti se dovete fare una cosa del genere. Non andate al risparmio, perché sono cose che comunque costano, quindi non cercate, sapete già che dovete spendere quella cifra e non cercate quello che costa di meno o l'offerta del secolo. La terza e ultima cosa che ho fatto è stato il Botox, la tossina che va a paralizzare i nervi, insomma. E spero di non dire niente di sbagliato, comunque raga non sono una professionista, questo è pura esperienza personale, non ricordo bene tutte le cose. La tossina botulinica l'ho fatta l'anno scorso, mi pare, quella mi è durata un sacco, è durata più di 6 mesi. Questa tossina, come vi ho detto, va a paralizzare. Io ho avuto un problema, anche qua l'ho fatto per un problema estetico che mi ha sempre accompagnata, ossia non siamo simmetrici, a meno che non siate degli alieni. Se voi dividete il vostro viso, la parte A non sarà mai identica alla parte B, ci sarà sempre qualcosa di diverso, ecco. Io ho tuttora questa parte, questa palpebra, molto più cadente rispetto a questa, perché il mio caro papà mi ha donato i suoi occhi. Gli occhi di tua madre. Mio papà aveva gli occhi da cinese, da orientale, con questa palpebra completamente davanti agli occhi, e col tempo aumentava sempre di più la ciccetta sopra, la palpebra rilassata, ecco come volete chiamarla, quella roba lì tende da questa parte ad essere molto più pronunciata rispetto all'altro occhio. Mi ha sempre dato fastidio perché mi dà fastidio, me la sento proprio la pelle che mi dà fastidio, e in più quando mi trucco vedo che devo sempre star lì a modificare l'occhio, perché da una parte l'eyeliner viene perfetto e dall'altra tipo si mangia tutto qua la pelle. È una cosa che col tempo sicuramente andrà a peggiorare, i miei occhi tenderanno ad avere sempre di più lo sguardo da cinesua, soprattutto quando mi rilasso talmente tanto che la mattina mi sveglio con sti occhi completamente orientali. Non mi dispiacciono ovviamente, però vorrei anche vedere nel tempo, vorrei avere la pelle davanti e vedere le persone a metà tipo Brock. Sono andata da quest'altro chirurgo, ero con Cindy, dal dottor Araco, e siamo andate per lei. Semplicemente. Io poi ho parlato al dottor Araco di questa mia problematica, chiedendogli delle informazioni, dicendo cosa posso fare, e mi fa: siediti che ti faccio la tossina botulinica, proviamo, perché questa tossina va a paralizzare i nervi e andandoli a paralizzare tu non avrai più questa cosa. Potremmo provare, ovviamente non è una sicurezza, altrimenti dovrei fare la non so come si chiama quella roba là per togliere la pelle che ti brucia. Mi fa un senso assurdo, non la farei mai, mi mette ansia pensare a una roba del genere. Proviamo. Mi ha messo sdraiata sul lettino, mi ha iniziato a mettere questa cosa che andava a addormentare un po' la parte, perché non doveva fare una sola puntura a sto giro, doveva fare più punturine in giro per la fronte. Infatti vi allegherò un video dove si vede proprio che va a iniettare questa tossina in vari punti della fronte, non poteva farla solo da una parte, doveva paralizzare tutta la fronte. Quindi è andato a mettermi questa tossina all'interno della fronte, in questi punti, per poi andare a massaggiarli. Io ho avuto queste palline per praticamente tutto il giorno, che tra 24-48 ore inizierai a non sentire più la fronte e non fare più questo movimento. Il Botox non è fatto per riempire le rughe, se l'acido ialuronico è riempitivo il Botox non lo è. Più o meno ci è riuscito, perché non avendo più questa cosa dell'alzare gli occhi per un bel po' di mesi non riuscivo più a fare questo. Io non lo potevo più fare. Per me che sono super mimica, cioè io utilizzo un sacco la mimica facciale per esprimermi, questa cosa, non fare questa cosa, era bruttissimo, cioè non vedevo l'ora che andasse via i primi giorni, perché dicevo no, cosa ho fatto, non mi piace per niente questa sensazione, perché il mio sguardo non era cambiato più di tanto. Col tempo ho notato una cosa, la fronte grazie a questa tossina era molto più liscia e molto più idratata, e ho notato anche che il mio sguardo era un po' più sveglio. Sempre col tempo mi sono abituata ad avere questa tossina nella mia faccia e quindi non ci ho più fatto caso, fino a quando non ho iniziato a muovere le sopracciglia e a dire no, se ne sta andando, cioè mi ero proprio affezionata alla tossina, capite? Anche questa ha un costo un po' più alto, se non erro, rispetto all'acido ialuronico. Anche qua varia a seconda del medico che esercita questo lavoro. Considerazioni: tra tutte le cose che ho fatto, tutte queste tre cose che ho fatto, la cosa che mi ha portato, che mi ha pagato molto di più è stato l'apparecchio, che non è un'operazione chirurgica, però molti tendono a dimenticarsi di questa cosa. Quante persone cambiano
il viso, il sorriso e tutto quanto, grazie all'apparecchio, grazie comunque anche solo alle faccette. Ma l'apparecchio proprio ti cambia le ossa, ti sposta tutto. Non va sottovalutato l'apparecchio, quindi se mi avete visto il viso completamente diverso in questi anni è grazie all'apparecchio. Poi queste piccole cose che ho fatto, certo, hanno aiutato, ma non è che hanno stravolto il mio viso. Le rifarei? No, la tossina botulinica, il botox non lo rifarei perché non mi è servito poi a granché, quindi no. L'acido ialuronico invece probabilmente lo rifarei. Proverei a mettere più di una fiala qua sul mento a vedere come cambia il mio viso. Sarebbe tipo quella cosa che vorrei fare ma che rimane lì, non lo so, vedremo. Intanto mi avete anche chiesto, Gloria, ti sei rifatta gli zigomi? No, tutta natura, questo è il mio osso che sporge. Sono dimagrita 10 kg da fine settembre quando ho tolto le tonsille e anche qua spero di potervene parlare presto. Se vi interessa l'argomento fatemelo sapere nei commenti qua sotto, lasciandomi un mi piace sotto al video appunto per sapere se vi può interessare la cosa, magari ve ne parlo. Sono molto contenta di avere già in dotazione sti zigomi, che a volte però mi danno fastidio perché mi fanno il viso troppo marcato, non lo so, mi rendono molto più aggressiva. Ma va bene, si può avere tutto della vita, bisogna imparare ad accettarsi, ad apprezzarsi per come si è. Il messaggio che voglio far passare anche tramite questo video, comunque sono cose che devi continuare a fare se vuoi ottenere un risultato. E come vi ho detto a inizio video, non vorrei che poi questo diventi un'ossessione. Perché siamo abituati a vederci in un determinato modo una volta che ci rifacciamo qualcosa, che quando questo effetto svanisce, perché comunque sono cose che non sono permanenti a meno che appunto non vi infiliate delle protesi, che vi fanno abituare di quello che in quel momento fate sul vostro viso, e una volta che è svanito rimanete male, entrate in un loop di cose che vi fanno esagerare. Ci sta a provare, ci sta a migliorarsi se magari si ha, come ho avuto io appunto, il pallino dei denti, questa curiosità verso la chirurgia per il mio mento o per la mia fronte, però è una cosa che mi fa paura, questa cosa che potrebbe creare assuefazione. Per adesso questo è tutto, non so il domani che cosa ci riserverà. Io spero che questo video vi sia stato utile, se avete delle domande vi aspetto qua sotto nei commenti e anche su Instagram perché sono molto più attiva, ve lo ricorderò sempre. Io vi mando un grosso bacio e ci vediamo al prossimo video. Ciao!